Teleselezione. Telefonate, duelli, spettacolo di voci e opinioni. Ideato e condotto da Luca Telese. In studio Luca Telese e Flavio Grasselli. Grazie Presidente, breve e circonciso. Ma secondo voi perché Confindustria preme... quella è un'altra cosa. Conciso, ho sbagliato, conciso. Prego. Allora, secondo voi perché Confindustria preme per far sì che il modellino possa essere... Io considero abbia ragione Renzi quando dice che un po' di precarietà in ognuno di noi bisogna darla. Perché se invece uno sa che è arrivato in un posto può starsi per una vita e nessuno metterà in discussione il posto, è difficile che fatichi tutto il giorno per riconquistarsi quel posto. Bisogna che ognuno di noi si abitui a riconquistare con il proprio contributo quello che sta facendo. Yulia Tymoshenko smentisce, ma solo in parte. Ed è bufera dopo la pubblicazione dell'audio di una telefonata in cui l'ex premier ucraina, l'ex eroina della rivoluzione arancione, si dice pronta a prendere un mitra e sparare alla testa di quella canaglia, ovvero Vladimir Putin. Сама готова сейчас брать автомат, понимаешь, и идти стрелять этому подонку в лоб. Se passa la nostra proposta sulle province, 3.000 politici smetteranno di ricevere una indennità dagli italiani. È il messaggio che Renzi recapita in Senato, a poche ore dal voto finale sul disegno di legge Delrio e al termine di una giornata non proprio facile. Per due volte governo e maggioranza vanno sotto in commissione e per un soffio, 4 voti, in aula viene respinta la pregiudiziale di costituzionalità presentata dai 5 Stelle. Sono scricchiolii minacciosi. Il provvedimento che ridimensiona il ruolo delle province in vista della loro futura cancellazione è una tappa del percorso riformatore disegnato da Renzi. Il Premier ora vuole accelerare sulla modifica del Senato e del titolo quinto della Costituzione. Stasera è previsto un incontro con i parlamentari del PD, poi il testo andrà all'esame della direzione del partito, convocata per venerdì. Confronto a tutto campo sul tema lavoro e la fase resta critica, lo specifica il ministro Giuliano Poletti, che però difende il decreto sui contratti a termine apprendistato e i provvedimenti che arriveranno, dal taglio dell'IRPEF per i lavoratori a quello dell'IRAP per le aziende. Nell'agenda del governo anche il tetto agli stipendi e i prepensionamenti per rigiovanire la pubblica amministrazione, come ha sottolineato il ministro della Funzione Pubblica Mariana Madia. L'idea sarà quella di provare ad avere delle uscite anche con dei prepensionamenti, ma tutto questo per rimettere energie nella pubblica amministrazione, per aiutare giovani, ragazze e ragazze a entrare nella pubblica amministrazione. Sono anni, ci sono generazioni che non hanno avuto un canale sano di accesso. Barack Obama arriva a Roma e scattano rigide misure di sicurezza, zone rosse, chiusure e blocchi. Un corteo di 26 auto blindate e 8 moto scortano il presidente negli spostamenti in città. Stasera a Fiumicino, poi la cena con l'ambasciatore statunitense in Italia, dove, non è dato saperlo, questioni di sicurezza, le stesse che portano e porteranno a cambiare i piani e gli spostamenti. Il presidente Obama si fermerà poi a Villa Taverna, residenza dell'ambasciatore. Giovedì sarà ricevuto in Vaticano da Papa Francesco. Poi l'incontro con il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e con quello del Consiglio Matteo Renzi. Altro spostamento, altra colonna di macchine. Obama giovedì vuole visitare il Colosseo, che diventerà sorvegliato speciale. La zona attorno sarà off limits, con controlli serrati in tutta l'area da parte delle forze dell'ordine. Via i turisti, soppresse le fermate autobus davanti all'ingresso, sbarrata la fermata metro, via i camion bar e i gladiatori. C'è un americano che ti può parlare. Ah, e con me. Hello boy! He's away! He's in a bag! He's flying away! Ok boy! Vai a sporcare l'acqua! Arcane chi è la marana? Buro, raccontaci un po', com'è sta America? E com'è? È immensa, smisurata, vasta. Grazie Presidente, breve e circonciso.
Povera Italia, il paese in cui i parlamentari ormai parlano con il tono delle gag di vacanze di Natale e in cui affiorano i parlamentari brevi e circoncisi che in realtà volevano dire brevi e concisi. È successo a Tripiedi, deputato del 5 Stelle, Davide era partito in una invettiva apocalittica contro i poteri forti e si è dimenticato del suo prepuzio. Vabbè, sono cose che capitano, però questa è l'immagine e la fotografia di un tempo un po' sbandato. Arrivano su Roma, quindi l'immagine seppiata in bianco e nero di Enrico Berlinguer con il suo film che esce domani nelle sale, arriva a Watson America il mitico presidente degli Stati Uniti Barack Obama. I want change, gridava nelle piazze con una canzone che è diventata una hit mentre era solo uno slogan politico. E questo cambiamento è arrivato oppure no? Ecco, si può essere severi o indulgenti con Obama, però bisogna riconoscergli una cosa: aveva detto punterò sul lavoro, ha passato un periodo tremendo, ha fatto investimenti immani, pensiamo solo al prezzo della Fiat, e con tutte le difficoltà che c'erano con la crisi, la via dell'investimento e del denaro, del rilancio del lavoro ha funzionato. Quindi mi viene in mente una storia che forse vi ho raccontato una volta, l'ho sfiorata. Obama non è il leader senza macchia e senza paura, non è il cavaliere che non sbaglia mai un colpo. Obama è ammaccato, brizzolato, qualcosa è riuscito a fare, qualcosa no, in qualcosa è fallito, ma è il primo presidente che porta a casa la riforma sanitaria, che dà un'assistenza, sia pure combattendo contro le lobby, contro i veti, contro una campagna micidiale che i conservatori americani gli hanno sparato contro. Ed è il primo leader mondiale che dove non c'è il lavoro riporta il lavoro. Ecco, oggi Jacques Lang, ministro della cultura francese, dice frasi che parlano al suo partito, ma che potrebbero parlare a tutti i partiti di sinistra del mondo. Questo voto, dice Lang, è un segnale d'allarme. Non so a quali risposte e quali cambiamenti provocherà, se li provocherà. Ho sempre pensato che la politica debba essere audacia, coraggio, creatività. La voce della sinistra oggi è debole. Quale visione e quale concezione della società e del futuro ha? Ecco, se viene Obama e se dobbiamo imparare una piccola lezione da lui, non è che gli eroi sono tutti giovani e belli, ma che anche con qualche incertezza e con qualche errore si possono fare delle cose importanti. Allora l'Europa oggi ha bisogno di quello di cui aveva bisogno l'America 3 anni fa, ha bisogno di lavoro, e l'investimento nel lavoro, nell'abbattere il costo del lavoro, nel finanziare le imprese, nel rilanciare l'industria automobilistica è stato forse il più grande successo che noi possiamo immaginare e possiamo copiare da Barack Obama. E infine quella campagna del secondo mandato, ve lo ricordate? Il presidente era a picco in tutti i sondaggi, gli avversari erano arrembanti, c'erano i Tea Party, c'erano molte certezze che erano andate in fumo, e c'era una grande rockstar, Bruce Springsteen, che aveva detto Obama mi ha deluso. Ebbene, qualcuno avrebbe risposto con un'invettiva, qualcuno con il silenzio. Barack ha convocato Bruce Springsteen, si sono incontrati su un palcoscenico, il boss aveva la chitarra sulle spalle, girata al contrario, sembrava una specie di mitragliatore, era nella sua posa, come dire, apocalittica, sembrava un eroe di The Avengers. Obama l'ha abbracciato e Springsteen ha cantato per lui. È come se in quell'abbraccio ci fosse il senso del limite dei tempi moderni: non siamo eroi, non siamo santi, non facciamo i miracoli, ma senza miracoli, con molta onestà intellettuale, si possono ancora fare tante cose e si possono vincere. Se prima di ripartire da Roma, oltre che aver incontrato simbolicamente Francesco Totti nella foto scherzo dell'ambasciata americana, Barack Obama ci lasciasse questa semplice certezza, forse l'Italia nel tempo della crisi avrebbe un buon punto di partenza da cui ricominciare a camminare.